Il lavoro di ricerca che precede e accompagna la catalogazione fotografica, specie quando le immagini affiorano da epoche più o meno remote, è un'avventura spesso irta di molteplici difficoltà. Il tentativo di identificare un luogo, un soggetto, di cui apparentemente non esiste più alcuna traccia facilmente accessibile con gli strumenti normalmente a disposizione, può far pensare a un lavoro di autentici segugi, impegnati in un viaggio nel tempo a setacciare indizi e coincidenze. Il fatto è che ogni immagine, accanto al ritaglio visivo di una porzione di realtà immortalata nello scatto, porta con sé tante altre informazioni nascoste. Può dialogare, ad esempio, con altre fotografie a lei prossime per segnatura d'archivio e datazione, mostrando elementi di omogeneità o continuità, così da poter circoscrivere meglio le finalità espressive o di servizio del fotografo. È il caso, ad esempio, dell'ampia serie di scatti che il Fondo Giacomelli dedica agli spazi e strutture balneari della compagnia italiana Grandi Alberghi negli anni 20. Il committente dei servizi, la stessa Ciga Hotel, non lasciava dubbi sull'intento promozionale dei materiali, con un particolare gusto di abbinamento, tipico per l'epoca, fra corpi femminili e pose intonate a una certa estetica monumentale o ginnica. Restava da capire quale fosse la destinazione mediatica precisa di questi lavori così meticolosamente costruiti. Ed ecco che, guidata dal fiuto di un'intuizione fortunata, la nostra collaboratrice Maria Ballico ha pescato dalle secche del web alcuni reperti interessantissimi, rivelando finalmente la destinazione precisa di quegli scatti. Si tratta delle copie di una rivista quindicinale per abbonamento postale, con i testi in italiano, inglese, francese e tedesco, dal titolo Lido, Mondanità, Eleganza e Sport. Una brochure di 16 pagine, formato 25x35, rivolta alla promozione internazionale del Lido come fonte di attrazione turistica d'eccellenza. Si tratta di un progetto editoriale molto moderno, anche nella sua formula di vendita estensiva di spazi pubblicitari, catturati sulla leva di un prestigioso senso di appartenenza al meglio dell'offerta cittadina. Le immagini di Giacomelli recano in didascalia i nomi puntuali delle modelle ingaggiate per l'impresa. I testi svariano fra la descrizione promozionale del comfort balneare, corredata da suggestioni sportive e mondane, e qualche nota prescrittiva più precisa in tema di salute, specie sulla corretta somministrazione dei bagni. In particolare, colpisce la raccomandazione di bere del brodo caldo prima dell'immersione, per evitare rischi di mancamenti. Il criterio della pausa digestiva a precedere il bagno, e connesso il pericolo di una possibile congestione, all'epoca si trovava in netta minoranza, di fronte alla virtù indiscussa del sano brodo italico.